Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come settare le modalità di volo su FlySky FS6S a 10 canali installata sulla Micro PX4. A radio accesa cliccate su Fly Mode Off e abilitatelo. Selezionate il canale 5 che è quello dedicato ai Fly Mode e confermate. Poi in questa schermata vedete S1 e S2 che sono gli switch per abilitare le varie funzioni. Io per comodità ho messo SWC e SWD che ce li ho sulla mano destra. E poi c'è il campo 1 dove potete andare a nominare i vari fly mode che avete impostato. Ora su Mission Planner collegate il drone, andiamo su Initial Setup, Mandatory Hardware Fly Modes. Qui a sinistra vedete la lista dei fly modes che io ho impostato. Voi potete tranquillamente cambiarli selezionando il menu a tendina su ogni singola riga, mettendo i fly mode che a voi interessa. A destra invece abbiamo i parametri che dobbiamo impostare sulla radio. Ad esempio lo stabilize va da 0 a 1230 e così via. Sulla radio, avendo gli switch SVC e SVD in alto, andiamo a impostare il parametro per il loiter, cioè il manual, impostatelo come sto facendo io a 1000. Dopodiché, in base ai range visti su Mission Planner, andiamo a spostare SVC in posizione centrale e andiamo a mettere il parametro dell'alt hold, nel mio caso, che sta tra i 1231 e i 1360. Proseguite così ad impostare gli altri fly mode. Tenete presente che sì, avete un range, però mi raccomando, non impostate un parametro che sta troppo vicino ai limiti del range, altrimenti rischiate un cambio di modalità di volo non richiesto. Perché se ad esempio per l'alt hold impostate il parametro a 1231 e lo stabilize finisce a 1230, il rischio è che da alt hold in automatico passa a stabilize e poi ripassa ad alt hold e poi ripassa a stabilize. Per cui cercate di impostare il parametro invece 1231, mettete 1251, 1261 fino a 1350 per stare tranquilli. Tenete presente che muovendo gli switch su Mission Planner si evidenzierà in verde il fly mode corrispondente. E anche sulla radio, in corrispondenza del canale 5, se muovete i vari switch vedrete che l'indicatore si sposta. Una volta soddisfatti del risultato ottenuto, cliccate su Save Modes su Mission Planner, in modo da salvare i fly modes, e andate a provarli. Anche questa è fatta. E se state seguendo i miei ultimi tutorial riguardo l'installazione del Micro PX4, vi informo che siete pronti già a volare. Quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima guida. Ciao a tutti da Piero!